Fascino di una città come Bologna è soprattutto è una città che ti avvolge, è una via di mezzo tra una città, tra virgolette, come Milano, come Roma, eccetera, che è però più un paese, per cui ha da una parte la convivialità del paese, però da una parte anche la ricchezza culturale della città. Dei portici appunto è un po' quello di proteggere i cittadini dalle intemperie d'inverno e dalla calura estiva, per cui in un qualche modo si è protetti, si può uscire senza ombrello. Ci sono varie tipologie di portici, io quelli che amo di più sono appunto questi, i portici di Bologna, quelli rossi con questi mattoni rossi che ricordano un po' anche i tetti della città, quelli più antichi. Dipende dagli orari della giornata, il portico viene vissuto in maniera molto diversa a seconda dell'orario della giornata, chiaramente se è di notte, se è mattina, se è la sera, se è il pomeriggio. La fauna che anima il portico è sempre diversa, sempre differente. I cittadini bolognesi ci hanno accolto in una maniera fantastica, ci hanno veramente commosso, perché la gente aveva proprio bisogno di questo, aveva bisogno di ritrovare il motivo di parlare. Noi siamo assistenti civici, siamo attori del Teatro dei Mignoli, facciamo parte di questo progetto del settore politiche per la sicurezza del Comune di Bologna e il nostro scopo è quello di rompere l'isolamento alle fermate degli autobus che c'è tra le persone, accompagnare le persone a casa, chi ce lo richiedono, raccontiamo vari aneddoti sui monumenti, su chi ci ha abitato, sui personaggi storici che hanno vissuto Bologna, ed è il nostro scopo è quello di ravvivare un po' la città, soprattutto nelle ore notturne in cui noi usciamo con le nostre ali.